So, hallo, guten Abend, herzlich willkommen im Filmmuseum zum zweiten Teil des Sardischen Abends. Ja, vielen, vielen Dank nochmal hier an Tiziana Deda und den Sardischen Verein Maria Carta, die das hier auch das Rahmenprogramm mit der Musik, mit dem Empfang möglich gemacht haben. Und die auch möglich gemacht haben, dass heute, dass wir einen dritten Regisseur im Festival zu Gast haben, nämlich Giovanni Coda, der jetzt seinen Film Il Rosa Nudo vorstellen wird. Und danach, ganz wichtig, gibt es dann ein Gespräch und auch die Möglichkeit, ja, Publikumsfragen zu stellen. Also bleiben Sie unbedingt da. Jetzt gibt es gleich noch die italienische Version und dann übergeben wir für ein paar einleitende Worte an Giovanni Coda. Ok, dann müssen wir uns ringraziamo, si ringrazia per la collaborazione con la col Film Festival, con l'associazione Maria Carta, e noi ringraziamo certamente al Film Museum, non solo al Film Museum, ma in particolare al Film Museum, perché questo ha costruito la base per il Film Festival e la possibilità di avere una serata dedicata alla Sardegna, che è veramente un'eccezione, l'avevo detto anche prima. E adesso avremo certamente l'onore di avere un regista sardo, Giovanni Coda, qui personalmente, e dopo ci sarà la possibilità, parleremo dopo in un'intervista, di sapere un po' di più il perché è nato tutto. Va bene? Grazie. Buonasera. Giovanni, vuoi dire due? Sì, vuoi dire due o tre parole, solo due parole. Va bene, allora diciamo due parole. C'ho la voce dalla caverna. Grazie a tutti per essere qui. Non tratterrò chiaramente nessuno perché lasciamo prima spazio alla proiezione, dopodiché avremo modo comunque di incontrarci e di scambiare quattro chiacchiere. Quindi l'unica cosa che dico è, visto che siamo per vedere un film particolare nel suo genere, comunque, perché sapete, Rosa Nudo è un film sperimentale, sperimenta i codici del documentario e li abbina praticamente ai codici della videoarte, quindi viene fuori poi un mix particolarissimo che sicuramente ve ne renderete conto mentre la narrazione comunque va e svolge il suo lavoro. Quindi l'unica cosa che posso dire in questo caso, per dare un'agevolazione proprio nell'accogliere un film del genere, quello di lasciarsi andare praticamente all'immagine soprattutto, e poi ne parleremo alla fine, vediamo un po' com'è andata. Buona visione a tutti quanti, grazie. Ja, ich mache es wirklich ganz kurz. Es ist ein experimenteller Film und es geht um auch wirklich ein ganz besonderes Thema, das natürlich hier mit Deutschland verbindet, aber wir werden danach darüber sprechen. Und das ist die Kurzversion. Vielen Dank. Und ja, genau, also die Kurzversion ist natürlich ein experimenteller Film, dass sie sich einfach nur gehen lassen und von den Bildern inspirieren lassen. Es ist ein englischer Untertitel, ich hoffe, es wird kein Problem sein. Wir hatten noch keinen deutschen Untertitel, weil, was ganz Besonderes, es ist zum ersten, dieser Film wird zum ersten Mal hier in Deutschland ausgestrahlt und wir sind sehr, sehr stolz darüber. Vielen Dank. Schönen Abend. Buonasera. Buonasera al nostro pubblico, grazie Tiziana che mi cedi la parola. Vi ringraziamo per essere stati numerosi, essendo un film atipico forse per la tematica trattata, un tema forte, e quindi vi ringraziamo forse anche due volte per essere venuti qua e per aver manifestato il vostro interesse. E qua a fianco a me trovate anche l'autore di questo film del Rosa Nudo, che è Giovanni Coda. Ja, wir bedanken uns natürlich, dass erstmal, dass sie ihre Zeit gewidmet hat für diesen besonderen Film, der nicht ganz, ganz bestimmt nicht ganz einfach war. Gerade weil er ein experimenteller Film war, wo sie wirklich reingehen und fühlen können, wie der Hauptdarsteller eben gefühlt hat, ja, was immer da auch passiert ist. Ja, wir danken Ihnen, dass Sie eben zahlreich gekommen sind und wie er sich vorhin schon vorgestellt hat, der Regisseur ist heute Abend bei uns. Wir freuen uns sehr drauf und wir fangen jetzt einfach mal an, rauszukriegen über den Film, über ihn und warum überhaupt das alles geboren wurde. Danke. Grazie Tiziana, e Grazie adesso Barbara. mi piacerebbe anche spendere due parole non solo sul film, ma anche, o forse principalmente su Giovanni Coda, che qui con noi rappresenta anche la Sardegna, un lato della Sardegna che forse si conosce meno. E Giovanni Coda nasce a Cagliari, dove
studia alla facoltà di pedagogia e agli studi universitari in Sardegna si aggiunge anche un master di fotografia che ha conseguito a Barcellona. Ja, also Giovanni Korda repräsentiert einen etwas anderen Teil von Sardinien und das war uns ganz wichtig auch, dass wir die Diversität Sardiniens auch hier zeigen, ein moderner Film, ein bewegender Film und Giovanni Korda hat pädagogisch studiert, ja, in Sardinien und einen Master absolviert und führt seit 96 die V-Art Festival in Cagliari. Also ist nicht unaktiv und wir sind ja ganz stolz, dass er hier ist bei uns. Sì, come anticipava Tiziana, nel 1996 Giovanni Korda fonda il V-Art Festival, cioè il Festival Internazionale delle Immagini d'Autore che dirige attualmente e ha sede a Cagliari. V-Art Festival forse si può dire che si tratta di un concorso per cortometraggi che rivolge un occhio di riguardo verso le nuove tendenze, la sperimentazione audiovisuale, perché ricordiamolo, Giovanni Korda non è solo regista, ma è anche fotografo e videoartista a tutto tondo. Ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, organisiert oder ist involviert Giovanni Korda in diesem V-Art Festival und wo viel experimentiert wird in diesem ganzen Sektor. Und ja, das reicht eigentlich, glaube ich. Passa te, Barbara. Poi forse un altro dettaglio della carriera di Giovanni Korda è che al suo attivo vanta numerose installazioni di fotografie e di videoarte in diverse città, non solo italiane, tra le quali Venezia, Roma e Milano, ma anche internazionali e quindi qui vale la pena di citare Madrid, Parigi, Londra, ma anche in Estremo Oriente addirittura con Tokyo. Ja, Giovanni ist auch sehr aktiv in dem Bereich der Kunstausstellung. Er ist ein hervorragender Fotograf. Wir haben es leider nicht geschafft, dass er auch nur eine Ausstellung macht mit wunderbaren Bildern. Ja, er ist zahlreich unterwegs auf der Welt, in Europa und auch außerhalb Europa. Sì, e poi veniamo anche alla sua carriera propriamente di regista, perché nel 2013 Giovanni Korda esordisce con il suo primo lungometraggio, il Rosa Nudo, che appunto avete appena visto. E la sua prima nazionale è stata all'edizione del 2013 del Torino GLBT Film Festival e invece la sua prima mondiale è stata a Seattle negli Stati Uniti sempre nel 2013. Giovanni hat also den Film dann erst 2013, den Sie jetzt gerade gesehen haben, ausgestrahlt, zum ersten Mal in Turin, in Italien und dann außerhalb Europas in Melbourne war das, ja, in Melbourne. Und dann machen wir eine kleine Brücke nach Deutschland, hier heute zum ersten Mal, heute Abend. Also Sie haben eine besondere Gelegenheit, diesen Film zu sehen und wir hoffen, dass er auch weiterhin gezeigt wird. Sì, infatti per noi che ci troviamo oggi qui a Frankfurt è un onore e anche un piacere, perché in un certo senso è una prima anche questa, che perché il suo film viene proiettato per la prima volta in Germania, ma anche a Francoforte, per cui siamo molto orgogliosi, siamo molto felici di averlo qua con noi stasera. E l'ultima piccola forse... l'ultimo dettaglio che riguarda il Rosa Nudo è che è stato protagonista di numerosi riconoscimenti, tra l'altro 27 selezioni ufficiali, che è un bel numero, si può dire, di riconoscimenti ottenuti nei vari film festival di tutto il mondo. Infatti si è aggiudicato importanti premi e riconoscimenti degni di nota. Questo credo che Giovanni sarà anche molto fiero e felice di questo. Sì, sicuramente. Il film, wie ich schon teils auch erwähnt habe, hat weltweit, also auch außerhalb eben Italiens, Anerkennung gefunden und mit sehr, sehr großem Erfolg. Und ja, dieser Film, den Sie eben gerade gesehen haben, ja. Vielen Dank. Grazie, Giovanni. Adesso magari
Vogliamo rivolgere qualche domanda a lui e magari entriamo nello specifico del film di Rosa Nudo. Come nasce Giovanni questa idea di produzione? Come è nata l'idea di produrre questo film particolare, se vogliamo definirlo particolare? Innanzitutto grazie per questa introduzione dettagliatissima e grazie anche al pubblico che è ancora qua, che non è svenuto nel frattempo, che non si è sentito male. Ich will nicht sagen glücklich, aber er ist zufrieden, dass er, nicht zufrieden, das ist ein falsches Wort dafür, dass sie hier geblieben sind, dass sie nicht rausgegangen sind, weil es nicht einfach war, natürlich. Und er ist sich absolut bewusst, wir werden bestimmt über die Erfahrungen des Publikums, welchen den schon gesehen haben in der Vergangenheit, darüber erzählen. Also es wird ihn nicht, es überrascht ihn nicht, wenn jemand schon frühzeitig den Film eben die Vorführung eben verlassen hat. Bene, rispondendo alla domanda che mi avete posto, allora, il Rosa Nudo nasce da una ricerca che si stava facendo, che io stavo facendo con dei colleghi sulle deportazioni durante la Seconda Guerra Mondiale. Also der Film hat so begonnen, dass er recherchiert hat, über die Deportation recherchiert, über generell über eben, was eben in dieser Zeit des Dritten Reichs im KZ eben passiert ist. Also einfach die Recherchen, was passiert ist, wieso, weshalb und so. Soprattutto la parte della deportazione che riguardava le minoranze comunque etniche e i gruppi che poi non erano legati comunque alla Shoah, Genau, soprattutto. also ganz besonders eben, also allgemein spricht man eben die Judenverfolgung während des KZ und er hat sich einfach bei den Recherchen darauf konzentriert, auf Tabuthemen eben, dass auch Minderheiten und alles was zu Minderheiten gehört, eben, wer waren denn die Minderheiten, welche Gruppe Minderheiten hat dazu gehört, die auch in den KZ eben deportiert wurden. Das waren die speziellen Recherchen, die er getätigt hat, ja. E nello specifico poi siamo entrati nella fase di ricerca proprio per quanto riguarda le deportazioni omosessuali nell'Europa, appunto la Seconda Guerra Mondiale. Genau, und ganz besonders eben die Deportation der Homosexuellen, was immer noch und nach wie vor ein Tabuthema ist. Und das war sich auch bewusst, ja. Tenendo conto che non esiste una grande letteratura, perché non è stato scritto abbastanza Genau. comunque. Über dieses Thema wurde nicht viel geschrieben und das hat ihn natürlich mehr eben angezogen, dieses Thema überhaupt aufzugreifen und sich damit auch auseinanderzusetzen. Abbiamo trovato sul web praticamente dei brandelli legati alla storia appunto di Purcell, che aveva scritto nell'82 un'autobiografia, però appunto mai tradotta in italiano. Infatti io l'ho comprata la biografia, l'ho acquistata in Spagna quando abitavo a Barcellona. Genau, also er hat also die Recherche hat ihn dann zum Pierre Sel geführt, geschrieben in der spanischen Sprache und aber eben ja, in der spanischen Sprache eben. Und er selber konnte noch kein Spanisch oder konntest du schon Spanisch? Sì, sì, Español, sì, sì, sì. genau. Und das hat eben so begonnen und er hat sich einfach dafür interessiert und davon gab es eben wenig von diesem Material. Ja. Sì, tenendo conto che la biografia comunque di Sel poi è stata tradotta in tedesco, esiste in tedesco, esiste in inglese, in francese, che è la lingua nativa praticamente, e poi in spagnolo, in italiano mai. Er selber, Purcell, war ja Franzose, aber es wurde eben erst auf Spanisch veröffentlicht und danach kamen die anderen Sprachen eben Deutsch, anche in Tedesco, in Französisch und in Englisch, in Inglese, ja. E quindi niente, questi brandelli di traduzione che abbiamo trovato fatti da Franco Grillini oltretutto e da Giovanni Dall'Orto, che sono due studiosi appunto italiani, insomma, che si occupano dei diritti LGBT in Italia, da lì siamo risaliti praticamente al titolo appunto dell'opera e l'abbiamo acquistata per approfondire un attimo appunto la storia di Purcell, che già era apparso comunque in un documentario prodotto in Germania nel 99 che si intitolava Paragrafo 175. Questo me lo devo scrivere, è nel 90 per questi i numeri, dimmi. Il 90? Allora, nel 99 è stato prodotto un film in Sì, Germania. rivelato.
che aveva per titolo Paragrafo 175, che era una legge prussiana praticamente. Lì in questo film ci sono delle testimonianze, tra cui quella di Pierselli. Abbiamo comprato la biografia, siamo arrivati a capire che c'era questo film, dopodiché abbiamo acquistato la biografia da dove poi era stato estratto praticamente. Ok, va bene. Also eigentlich ist ein bisschen noch ins Detail gegangen, wie das wirklich angefangen hat. Also sie haben diese Biografie dann übernommen und als Basis für diesen experimentellen Film genommen und ja. E basta, praticamente poi ci siamo innamorati di questo signore, comunque, che è morto nel 2005. Tieni conto che noi abbiamo iniziato a lavorare su Pierselli nel 2007, quindi era già morto da 2 anni praticamente. Okay, also als sie begonnen haben über den Film eben sich Gedanken zu machen, wie sie den produzieren, war das 2007, aber Pierselli selber, der dieses Buch geschrieben hat über seine eigene Biografie, er ist leider 2 Jahre vorher schon gestorben. Ja. E basta, poi praticamente una volta fatto abbiamo deciso di produrre questo film, l'abbiamo prodotto e il risultato poi è quello che avete visto voi praticamente. Also das Buch hat natürlich das Buch oder wie es beschrieben worden ist, damit man wirklich eine Empathie hat, was sie wirklich was er repräsentiert, ja viele andere geschrieben hat, hat ihn natürlich sehr berührt und sie haben das ich weiß nicht, ob das jetzt passend ist, aber es ist doch eine Art Leidenschaft, sehr interessiert, um mehr und mehr rauszufinden. Und so haben sie eben begonnen, die Geschichte zu schreiben und herauszubringen, ja. Sì, passiamo alla una seconda domanda, forse sempre legata al film. Perché un titolo così eloquente? Forse volevi mandare un messaggio? Ma come si dice, traslato un attimo il rosa, che era il triangolo rosa che veniva poi applicato agli omosessuali, la rosa che voi vedete nel film, che viene stracciata praticamente, come si dice, strappata soprattutto, e abbiamo fatto un gioco di parole praticamente. Il rosa nudo, la rosa nuda, la rosa è simbolo di bellezza, comunque la bellezza della vita probabilmente, l'abbiamo intesa in quel senso, e alla fine appunto nuda, come hanno messo a nudo poi e annichilito poi le persone di cui abbiamo trattato appunto nel film. Ja, wir haben jetzt, also Giovanni hat jetzt mal ganz kurz erklärt, warum dieser Titel ausgewählt ist. Also vielleicht wissen es einige, vielleicht nicht, aber die Homosexuellen mussten sich eine Schleife, sie müssen sich erkenntlich zeigen mit einem rosa Schleife. Das Rosa zeichnet die... wie bitte? Dreieck, Entschuldigung, ja, das Dreieck. Das Dreieck und ist da rosa. Rosa war eben, ist das jetzt das Wort und vielen Dank. Und es gab eben dieses Wortspiel Rosa Nuda und Rosa Nuda und Nuda eben das Nackige, so wie sie wo er behandelt worden ist in der KZ-Zeit. Und Rosa eben ist das Wort. Eben was diese Brücke eben macht, diese Brücke eben wie sie sich erkenntlich gezeigt haben während der KZ-Zeit, ja. Das ist eben der Titel, also ganz nur kurz erklärt, ja. Dreieck, ja. Poi forse un'altra... Sì, prego. Sì, certo. Ma poi la merita, puoi dirla in tedesco? Grazie. Fundamental wichtig war, um endlich also dazu zu gelangen zu dem Film.
Sì, la facciamo sintetica praticamente. Il film nasce prima come pista teatrale, proprio per verificare l'impatto che poteva avere sul pubblico. Oddio. Verificare un po' la struttura che volevamo dare poi a un eventuale film. E infatti si vede che il film è completamente teatrale, comunque ha un impianto fotografico perché la telecamera, avete visto, si muove pochissimo, anzi praticamente non si muove, è bloccata lì. E tutto quello che poi viene, l'azione filmica praticamente viene fatta solo dagli attori. E sì, è importante averlo fatto teatralmente perché poi siamo riusciti a riportarlo comunque cinematograficamente in una maniera corretta e soprattutto efficace. Okay, also das geht eigentlich einfach nur, wie Mary gerade gefragt hat, ob das jetzt bewusst war, wie das gemacht worden ist, eben, dass es was theatralisch rübergebracht worden ist und ja, es ist bewusst gemacht worden, damit man diese Brücke vom Theatralischen zum il Ponte dal Teatro, Al cinema. al Cinema, zum Film, zum Kino. Ja. Deswegen ist es auch ein experimenteller Film. Quindi hai fatto la domanda? Sì, può continuare con le domande. sì, ecco, Diciamo magari sì, andiamo parlo avanti con veloce. le domande, poi se ne avete ancora qualcuna, avremo poi uno spazio dedicato a voi e alle vostre domande. Adesso magari vogliamo dire anche brevemente chi era Pierce, la figura che poi è il protagonista del tuo film, anche cosa è successo dopo quello che viene narrato Wir nel möchten eigentlich film. gerne wissen, Sì, wer vabbè. Pierce ist und was danach passiert ist. No, facciamo, il film l'avete visto, quindi sì, la storia la sintetizziamo appunto nella storia di una persona deportata all'età di 17 anni, quindi un adolescente, che viene catapultato in un mondo chiaramente molto più grande di lui, senza sapere perché, soprattutto dopo quel famoso furto dell'orologio, insomma, quindi la schedatura automatica che ne era derivata. Fondamentalmente Pierce è una vittima del Novecento, questa è una vittima del Novecento, parte delle vittime che hanno subito praticamente la discriminazione, in quanto gay soprattutto, perché oltre al fatto che è stato deportato e quindi ha vissuto tutta un'esperienza chiaramente devastante per quanto riguarda un uomo, la figura di un uomo praticamente. Successivamente alla liberazione, infatti lui lo dice, la liberazione era per gli altri alla fine. Lui ha dovuto risubire tutto quello che aveva già subito nei campi di concentramento e moltiplicato per tutta la sua vita fondamentalmente. Quindi solo negli ultimi anni sono riusciti a ripescarlo un attimo, ecco. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Film rauskommt, aber er ist ja, dieser Purcell war ja eigentlich junge 17 Jahre, ein junger Mensch, dem seine Mann sein eben gestört, nicht gestört, kaputt gemacht worden ist. Und ja, eigentlich, genau, und in eine Welt reingekommen ist, die er vielleicht noch nicht gekannt, die er noch natürlich nicht gekannt hatte. Und als er eben rausgekommen ist aus dem KZ, ist es ihm bewusst geworden, dass er da draußen noch gar keine Freiheit. Also er musste von alles von Neuem anfangen und die Freiheit nochmal von erneut erkämpfen. In andere Weise natürlich, aber es ist trotzdem keine Freiheit, so wie er sich das gewünscht hat. E quindi niente, praticamente lui poi è arrivato all'età di 60 anni più o meno, perché è morto nel 2005, no, 85 anni. Also er ist 85 geworden. Decide appunto di fare coming out, fondamentalmente questo è quello che fa, e lo fa pubblicando questo libro in collaborazione con un attivista LGBT francese che si chiamava, perché è morto qualche anno fa, Jean Lebitu, e danno vita appunto a quest'opera, a questa autobiografia che condensa praticamente le sofferenze di un'intera generazione di ragazzi e condensa anche le sofferenze di un'intera comunità che era quella LGBT, che è la comunità LGBT. Also, das Buch wurde dann veröffentlicht mit einem französischen Verlag und Edizione francese in lingua spagnola. Ja, wo er einfach natürlich ein Buch, wie wir alle wissen, ein Buch ist was anderes, wenn ein Buch verfilmt wird. Natürlich ist in diesem Buch wirklich in Details gegangen, wo man sich wirklich, was natürlich nicht einfach ist, ja, um wirklich sich in diese Haut reinzuversetzen, was
was eben passiert ist, was er durchleben musste und natürlich zum Glück überlebt hat, aber er ist stellvertretend für viele, die eben da drin waren, ganz egal aus welchen Gründen. Aber in einer eben diese besondere Minderheit, ja. Per chiudere, proprio per non farla troppo lunga, diamo l'ultima indicazione sulla vita di quest'uomo. È morto nel 2005 a Toulouse in estrema povertà, completamente abbandonato dalle istituzioni, abbandonato dalla famiglia, abbandonato praticamente da tutti. Quindi questo lavoro che noi abbiamo fatto, a parte che si colloca nella cinematografia come una delle poche opere dedicate proprio a questo tipo di tematica, ma è anche l'ultima opera, probabilmente poi spero che ce ne siano altre chiaramente, che riassume tutto quello che è stato la Shoah per quanto riguarda la comunità LGBT, visto che l'ultimo superstite è morto nel 2013 a Berlino e si chiamava Get Back. Oggi non ci sono più testimoni di quel periodo, è il nostro dovere come militanti anche della comunità LGBT, ma anche come uomini soprattutto, è quello di portare avanti le istanze di questa gente e di evitare che la memoria venga sepolta in una marea di polvere. Grazie. Yes. Mir Persel ist leider in Armut gestorben, allein, verlassen und eben verlassen und allein, was natürlich sehr, sehr traurig ist und ein Grund mehr, das rauszuholen, was er erlebt hat, damit wir unsere Gedanken eben nicht vergessen und dass wir das nicht nochmal wieder haben, also dass es hier nochmal wieder passiert. Natürlich, es passiert auf der Welt, das wissen wir, das aus den Berichterstattungen, aber wir haben eine Verantwortung, die wir mittragen und das ist auch eines der Ziele dieses Films. Wenn wir eine Empathie für sowas entwickeln, dann glaube ich, dann sind wir etwas vorsichtiger, bevor wir was tun. Und ich danke nochmal Giovanni Korda, dass er hier ist. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Film noch viel, viel erreichen können. Es ist nur ein Beispiel der Diskrimination und der Vorurteile. Grazie a voi. Questo, poi magari una piccola curiosità, forse hai affermato Giovanni che Piersel ha detto la liberazione era solo per gli altri e se non ricordo male infatti la traduzione della biografia in tedesco il titolo è proprio Die Befreiung war nur für die andere e quindi spero di averlo detto bene, però ecco il titolo della traduzione in tedesco riflette proprio una sua diretta Citazione, infatti, sì. Ja, die Übersetzung des Deutschen ins Deutsche ist die Befreiung. Nur für die andere. Nur für die anderen ist eigentlich eine direkte Zitierung des Hauptdarstellers selbst, ja. In un'intervista di qualche anno fa hai detto che non hai trovato i parenti. In un'intervista che ho visto su YouTube di qualche anno fa hai detto che non hai trovato i suoi parenti, i suoi figli. Nel frattempo ci sei riuscito o ancora no? No, no, noi abbiamo fatto anche la traduzione del libro in italiano, praticamente abbiamo chiesto di poter acquisire i diritti e la Calmann Lévy, che sta a Parigi, ci ha negato l'autorizzazione a pubblicarlo, comunque perché i figli vogliono parte dei diritti del libro, però i figli non si trovano in giro praticamente, non si sa chi siano fondamentalmente, pare che siano in Brasile da tantissimo tempo e quindi tengono bloccato comunque il libro del padre, non si capisce bene perché. Okay. Also es wurde recherchiert, ob irgendwelche Verwandte leben oder Kontakt aufzunehmen, aber es war, wir haben also keinen Kontakt gehabt, leider. Das Buch wurde in der Zwischenzeit auch in der deutschen Sprache übersetzt, aber den Kontakt zu den Verwandten gibt es leider nicht. La Mary hat eine Frage. Non,
No, non c'è, è semplicemente un film che è stato pubblicato nel 99 che si chiamava Paragrafo 175, che è la legge che veniva applicata ai deportati praticamente, ma è una legge precedente comunque al regime nazista, è una legge prussiana che Hitler rielaborò praticamente per l'occasione, chiaramente non si faceva mancare niente, e applicò comunque a tutti i deportati che appunto venivano marchiati col triangolo rosa. No, se è stato arrestato in Francia, però praticamente era già annessa alla Germania, l'Alsazia, quindi insomma, però il film è separato, comunque questa è una separazione che bisogna fare, proprio si chiama Paragrafo 175 in ricordo appunto di quella legge che comunque veniva applicata, insomma, come abbiamo detto prima. Non ho idea, non lo so. C'erano tantissimi paesi che comunque la dichiaravano illegale, poi c'erano anche delle età in cui non era più illegale. Per esempio, negli anni 80 mi pare che in Inghilterra la maggiore età per un omosessuale si raggiungeva a 21 anni, comunque, mentre per gli altri era 18, se non sbaglio, 17, una cosa del genere. Ci sono ancora, mi pare, più di 50 paesi nel mondo che la dichiarano illegale e la puniscono anche con la morte, tra parentesi, quindi insomma. Però della Francia in particolare non ho consapevolezza, comunque, perché poi non essendo uno storico, non siamo andati a fare ricerche approfondite su quella tematica in particolare. Ja, es gibt diesen Film, der speziell nur, also es sind zwei separate Sachen, sich darauf spezialisiert hat, also Recherchen, wird Dokumentarfilm, einfach nur über diesen Paragraphen 175, der einfach das eben aussagt, dass die Homosexuellen eben verfolgt werden müssen und dass die eben ins KZ müssen. Ja. Dann gehen wir bei Barbara. Adesso magari passiamo forse alle ultime domande che io avrei. Forse vuole tenerla per dopo. Concludiamo noi con la scaletta del film e poi concediamo lo spazio a voi. Sarà tutto per voi, promesso. Allora, Johnny, forse è più magari una curiosità che non ho solo io, ma dal film apprendiamo che il protagonista, Pierre Selle, ha soltanto 17 anni al momento del suo internamento, è solo 16 nel momento in cui è entrato nella lista nera della polizia, che poi è stata rinvenuta dalla Gestapo. Ma tu pensi che il film per questo possa essere trasmesso nelle scuole perché abbia un valore educativo, pedagogico, perché riesca a trasmettere qualcosa? E pensi e speri che i ragazzi possano comprendere il messaggio che vuoi lanciare o anche avvicinarsi alla tematica che comunque è delicata, è una tematica importante? Ja, Ah, scusa, sì, un devi momento, tradurre. er ist nur 17, also die Frage natürlich an Giovanni Corda, ob er es geeignet findet oder ob er vielleicht schon Erfahrung gemacht hat, mit Schulen zu arbeiten in dem Alter mit 17 Jahren und ob es vielleicht auch irgendwas weiterbringt. Es muss ja einen Sinn haben, aber gerade dieser Kontakt zu den Schulen, zu Studenten oder den Unis, ob er die schon hat. Sì, allora, praticamente il film ha già avuto contatti con le scuole, abbiamo proiettato a Roma, abbiamo proiettato a Sapri, in provincia di Caserta, sì, Salerno, scusa, e poi Cagliari, Nuoro, vabbè, in Sardegna l'abbiamo proiettato in tutte le province praticamente, poi abbiamo fatto Milano, Belluno, Bologna, c'erano delle scuole. Tutto sommato i ragazzi reagiscono abbastanza bene, vanno chiaramente orientati perché innanzitutto mai sotto la seconda superiore, comunque dalla terza in poi, il triennio finale, possono reggere un film del genere. Sotto è un po' più difficile comunque, però
I tentativi si possono fare perché, come avete visto, non ci sono scene di violenza, comunque la violenza è solo verbale. È nel testo che poi è riportato pari pari da quello che è stato, cioè il testo è reale, noi non abbiamo aggiunto una virgola. La cosa che brucia di questo film è che non ci sono filtri fondamentalmente, che è quello che è quello che viene detto, e quindi la brutalità in sé è della realtà, che supera sicuramente ogni immaginazione, come molto spesso si dice. In questo caso lo è sicuramente. E le scuole reagiscono molto bene, comunque, quindi noi ci auguriamo che ci siano più richieste appunto di proiezione nelle scuole per fare quel famoso momento di prevenzione educativa che comunque manca soprattutto in Italia, questo poi nel resto dell'Europa, insomma, non so come funzionano i sistemi educativi, comunque formativi, però per una buona formazione, anche le differenze di genere di cui oggi si parla tantissimo, probabilmente un film del genere potrebbe dare una mano comunque, insomma, anche a ricordare. Ja, also er hat sehr, sehr viel mit unterschiedlichen Schulen gearbeitet und sehr erfolgreich. Mit erfolgreich heißt, dass die Schüler, dass natürlich die älteren Schüler sehr gut aufgenommen haben und er konnte gut damit arbeiten. Das ist nämlich auch das Ziel. Es geht ja hier um Vorurteile und Diskriminierung und er hofft natürlich, dass er das hier auch in Deutschland fortsetzen kann. Man sieht ja in dem Film, also in dem experimentellen Film, keine Gewalt, es spricht ja nur jemand. Ja, das ist halt einfach ein Film, mit dem man eben sehr viel eben anfangen kann, gerade mit den Schülern diskutieren kann. Und dieser Erfolg hat er eben auf Sardinien und auch in ganz Italien eben, aber nicht in Deutschland. Und er hofft natürlich, dass dieser Film auch es gibt ja extra Filme für die in den Schulen auch einen pädagogischen Sinn haben. Und vielleicht können wir da auch was machen. Und er hofft natürlich, dass dieser Film eben auch nachhaltig wirkt, ja. Sì, infatti forse come punto, come meta per il futuro, Giovanni, forse ti auspichi una educazione un'educazione alla tolleranza verso quelle che oggi vengono definite diversità, ma forse anche più nello specifico diversità di genere. Ti auguri qualcosa di più per il futuro? Sì, vabbè, noi facciamo il lavoro di militanza fondamentalmente, questi sono film militanti, perché poi se vi dico quanto è costato un film del genere fa paura, 3.000 euro, quindi cifre pazzesche. In realtà è un film che è costato 3.000 euro che ha la dinamicità comunque di un prodotto molto superiore, anche perché con lui ho girato fisicamente due volte il mondo nelle presentazioni. E ci auguriamo che sia il momento di, innanzitutto, quando parliamo di ricordo, quando parliamo di memoria, applichiamola anche, comunque, che non sia semplicemente una commemorazione autocelebrativa di un qualcosa che è stato, è un qualcosa che è, perché non siamo al sicuro da niente fondamentalmente, né dai totalitarismi, perché comunque ce li abbiamo dietro casa tutti quanti, e neanche dagli estremismi politici, però siccome questo non è un discorso politico ma è più culturale, allora apriamoci a una questione formativa, diamo spazio alla formazione, diamo spazio alle nuove generazioni e soprattutto formiamo nuove generazioni in grado di comprendere le differenze di genere che esistono e che sono palesi per tutti quanti. Non ce la siamo inventata stamattina la differenza di genere, le differenze di genere ci sono da che mondo è mondo, esistono, ne prendiamo atto e cerchiamo di convivere tutti quanti in una maniera pacifica e soprattutto di portare avanti progetti per il futuro che siano meno legati allo sfruttamento comunque delle persone o all'annichilimento appunto di persone, come è stato per quanto riguarda Pirsel, quando gli hanno levato l'anima a 17 anni e poi nessuno gliel'ha restituita, questo è il punto e questo non può succedere nel 2016. Ja, also der Film, die Frage war von Barbara ist, ob er sich da was wünscht, was soll dieser Film erreichen, und der Film hat erstmal als Information für sie wirklich nur ganz wenig gekostet, 3.000 Euro, aber das ist für einen Film sehr, sehr wenig, aber hat eine wahnsinnige Wirkung, und natürlich haben wir alle eine Verantwortung und wir haben eine besondere Verantwortung für unsere Zukunft, und das wünscht sich natürlich, dass wir eben es nicht nur als Erinnerung nehmen, den Film, eine Erinnerung, das war es eben, sondern dass wir das mitnehmen und dass wir für die Zukunft auch denken, das mitnehmen, was machen wir in der Zukunft damit, dass es nicht mehr geschieht,
Und zwar genau das, was eben geschehen ist, ja, dass man ausgebeutet wird als Mensch und die Ausbildung des Menschen, davon gibt es ganz viele Themen und das ist eines vom Film, aber er hat sich eben auf dieses Thema konzentriert und er hofft, dass, dass er mit diesem Film was bewirken kann. Forse abbiamo concluso con le nostre domande, però adesso se qualcuno di voi vuole porne qualcuna a Giovanni, c'era la signora forse che voleva intervenire. Prego, signora. Also die Symbole, die immer wieder gezeigt werden, das Kreuz, Hitler, der Kreis, dieser Krone, was hat, wenn diese ganzen Bedeutung, die ganzen Symbole, die immer wiederkehren, was für Bedeutung haben diese? Allora, lo spostamento degli oggetti fondamentalmente è una tortura che veniva fatta ai deportati in genere, non solo gli omosessuali, però sugli omosessuali ci calcavano un attimo la mano comunque, quindi li obbligavano a spostare degli oggetti, in questo caso erano soprattutto pietre molto pesanti, da destra a sinistra, da sinistra a destra, e lì si ha l'annichilimento di una persona, praticamente perdevano qualsiasi tipo di senso comunque, perché non aveva proprio senso quello che stavano facendo, ripetuto in eterno, fondamentalmente per un paio d'anni di seguito, chiaramente uscivano matti, infatti si suicidavano alla fine. Era una prassi comune il suicidio, si lanciavano nelle reti praticamente, ma perché andavano letteralmente fuori di testa. Mentre per quanto riguarda croci e corone di spine, è chiaramente ognuno poi usa i suoi simboli, però non c'è niente di cristologico all'interno del film, cioè non volevamo fare una rappresentazione religiosa, anche se ci sarebbe il tanto di farla comunque, per i motivi per cui Stella ha scritto la sua autobiografia, ma anche perché nessuno prese posizione all'epoca, nonostante la Chiesa ormai si espose comunque a dichiarare che queste cose non potevano essere fatte perché andavano contro qualsiasi morale cristiana, eccetera, eccetera. Però in quel caso noi l'abbiamo ridotta praticamente a un simbolo e soprattutto simbolizzava, aveva come messaggio, simbolizzava che termine, il fatto di essere, in italiano soprattutto funziona, un povero Cristo comunque, no? Pier Sella era un povero Cristo alla fine, che si portava la sua croce a destra e a sinistra, si portava la sua corona di spine come tutti gli altri comunque. Poi, ripeto, come abbiamo già detto prima, questa corona gli è rimasta conficcata e quella croce gli è rimasta addosso, però è lontano, sei questo e quindi questo te lo porti dietro per tutta la vita. Questo è fondamentalmente il significato di quella croce. Also, also das Kreuz und die Symbole, die man wieder sieht, bezeichnen einfach dieses, diesen, das, was sie gefühlt haben für das, was sie getan haben. Und zwar hat man sie während der KZ-Zeit dumme Arbeit machen lassen, damit sie auch wirklich ganz durchdrehen und einfach nicht mehr normal denken können. Zum Beispiel Steine einfach von links nach rechts zu verschieben. Und das Kreuz, also das soll überhaupt nichts Religiöses sein, also es soll auch nicht hier thematisiert sein, sondern es repräsentiert eher das, was Jesus Christus selbst erlebt hat. Er hat gelitten, man hat ihm seine Krone aufgesetzt und er hat einfach gelitten, eigentlich eher wie so ein armer Christus und, oder Jesus, aber sollte also nicht ja, das, was eben die Meinung der Kirche, insbesondere der katholischen Kirche eben über diese Homosexualität, die Meinung oder die Einstellung, ja, also das soll nicht das repräsentieren, sondern das, was der Jesus eben selbst, also Jesus eben selbst erlitten hat und nicht mehr, also. Und dieses Durcheinander eben gerade, weil sie immer wieder kommen, ist das, wie sie sich eben gefühlt haben, durch das in die Enge, die sie getrieben worden sind eben, weil sie eben nochmal anders behandelt worden sind, ja, als die anderen, was natürlich, ich meine, alle haben gelitten, aber nochmal besonders eben diese Minderheit der Homosexuellen, ja. Forse voleva porre una domanda. Una domanda al signor Coda.
Volevo sapere come mai lei fa molti film di questo genere, so che ne ha fatto altri, in America per esempio, violenza sulle donne, c'è un motivo particolare. E poi volevo ringraziarla anche per questo bel film, anche se molte cose si sapevano, ma è stato molto toccante, perciò complimenti. Grazie. Giovanni hat, er tendiert, Filme zu veröffentlichen oder an Filmen zu arbeiten und Themen zu arbeiten oder heranzuführen, die eben zum Beispiel mit Frauengewalt zu tun haben, aber auch mit Mobbing. Wieso? Warum ist er interessiert an solchen Themen? Allora, questo film è il primo capitolo di una trilogia sulla violenza di genere. Questo è l'essenza, appunto. Quindi il primo, appunto, è il Rosa Nudo, il secondo, che abbiamo già, è già in giro praticamente, è stato rilasciato a maggio del 2016 e si intitola Bullied to Death, è praticamente legato al bullismo e al cyberbullismo assunto sempre omofobo, e poi chiudiamo la trilogia con un lavoro sul femminicidio che gireremo comunque nel 2017, penso dopo maggio comunque. Chiudiamo appunto questa operazione che dura da un paio d'anni, che comunque ci ha tenuto impegnato parecchio, comunque ci tenevamo comunque a dare una nostra visione, avete visto, diversa comunque da quello che può essere un cinema di fiction, di pura finzione, più legata al documentario, però lasciando anche dei margini di apertura, di respiro comunque un attimo, anche un po' positivi comunque nei confronti della tematica stessa comunque, ecco. Ich mache das wirklich ganz kurz, aber es geht um eine Trilogie, also der erste Film eben ist diesen Film, den Sie gerade gesehen haben, Rosa Nudo, der andere ist, nennt sich Bullet to Death, also das Mobbing bis zum Tode, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so auch übersetzen kann, Mobbing zum Tode und auch ein dramatischer Film und das andere Thema ist eben Femicidio. Das ist eigentlich, glaube ich, ein erfundenes Wort in den letzten Jahren eben. Das geht um einfach Frauenmorde, Frauengewalt eigentlich, ja. Und das, es geht halt um diese Trilogie, die er sie nennt, ja. Hai detto che è costato solo 3.000 euro questo film, calcolando che c'erano almeno 6 presenze di attori, e più le luci, la pellicola, hanno lavorato tutti gratis. Abbiamo lavorato tutti gratis. Sì, sì, vabbè, però c'è anche da dire che per esempio in questo film non ci sono luci artificiali, neanche poco, cioè non c'è elettricità proprio, nel senso che abbiamo girato in posti dove non c'era campo elettrico, e quindi di conseguenza tutto quello che avete visto è fatto con la luce naturale, praticamente la luce del sole o quello che abbiamo trovato, e poi ci siamo autoquotati praticamente, cioè, il costo c'era ovviamente, però abbiamo abbattuto tutti i costi, abbiamo pagato 3.800 euro solo di tecnica fondamentalmente, e si sta parlando di post produzione soprattutto, e del noleggio della camera che non è pellicola ma è un 4K, quindi abbiamo girato con una Red One, quindi con la qualità molto alta comunque che ci ha permesso di avere un prodotto che poteva uscire con una certa velocità. E il ciak è stato buono la prima o avete dovuto ripetere? No, ci siamo organizzati, abbiamo prima girato con delle macchinacce tremende, quando siamo andati poi a girare abbiamo girato in una settimana, avevamo già fatto tutto, comunque erano tutti coordinati comunque, quindi, e io also stesso l'ho coordinato bene. Der Film ist eigentlich dieses 3000, was er vorhin erwähnt hat, diese Zahl, dieser Betrag, den er gekostet hat, da ging es eigentlich nur um das Material und ja, nur das Material und alles andere war, nehmen wir als Ehrenamt, ja. Poi forse anche il fatto della luce naturale, no, non credo di sbagliarmi, ma visto la location, sei stato anche fortunato, sì, col sole splendente del Sud Sardegna, voglio dire, è stato una... Abbiamo girato in un momento giusto, esatto, sei stato facilitato. Sì. Bene, quindi il sole sardo ti ha aiutato un po'. Che tipo di fabbrica abbandonata era? Una cartiera. Una cartiera. Una è una cartiera dove hanno lavorato tutti quelle figure un po' più fredde, comunque i colori un po' più freddi. Gli esterni invece sono una polveriera, e quindi siamo in un poligono militare, sempre vicino a Cagliari comunque. Se vogliamo chiudere, sì. Sì, forse ci sono ancora le ultime domande in ordine cronologico, forse c'era c'è una domanda. Sì. Ci sono forse le ultime due domande.
ich glaube, ich habe. Soll ich? Ja. Ich glaube, ich kann ohne Mikrofon sprechen. Ich spreche leider nur Deutsch. Sie können auch gerne Frage auf Deutsch stellen. Ja, sehr gerne. Also es gibt ein paar Sachen. Also es gibt eine Frage sicherlich, warum erst jetzt in Deutschland, wenn der Film 2013 gemacht worden ist. Es gibt ja auch viele LGBT-Festivals in Deutschland. Es gibt die Berlinale mit dem Teddy Award, wo der sich speziell an Thematiken in Sexualität, Gender richtet. Wurde, haben Sie das da nicht? Also wie erklärt er oder gab es Versuche, ihn schon mal in Deutschland zu zeigen und es hat nicht geklappt? Allora, il signore chiede visto che il film è uscito nel 2013, come mai oggi, 3 dicembre 2016, arriva per la prima volta in Germania, nonostante le diverse associazioni GLBT che si trovano comunque in Germania, sono anche attive, ci sia anche la Berlinale, comunque che si occupa di questi temi, come mai si arriva in Germania solo oggi, 2016? Perché abbiamo fatto una scelta, innanzitutto abbiamo scelto il mercato americano, ma il film è stato portato soprattutto negli Stati Uniti e in Australia e nel sud-est asiatico, infatti lì che abbiamo poi lavorato di più. Per quanto riguarda la Berlinale, scusa, der Film wurde erstmal nach in die USA gebracht, also era Canada o USA, negli Stati Uniti o era Canada? Seattle, erst und dann in diese asiatischen Räume, aber es klärt noch nicht die Frage, warum nicht nach Deutschland, ma la domanda è perché non prima in Germania e prima ci vediamo un dolore. Allora, la Berlinale, il Teddy Award ci ha detto che non gliene fregava niente di questo film, quindi insomma, ci abbiamo rinunciato subito. Nadia hat überhaupt kein Interesse gehabt und gleich abgelehnt, aber es hat ja nichts zu sagen. Es gibt ja auch viele Geschichten in der Filmbranche. Diciamo anche una cosa, se vogliamo metterla proprio dal punto di vista anche della leggera polemica. E abbiamo fatto 27 official selection, quindi 27 finali, e LGBT mi pare che fossero due o tre soltanto, e non abbiamo mai vinto un premio LGBT. Gli altri erano tutti generalisti. Ja, sie haben sich natürlich, also ich weiß nicht jetzt die Zahl jetzt, wie oft sie sich da beworben haben mit dem Film, aber sie wurden da nie eingeladen, sie haben da nie was gewonnen und er weiß einfach nicht die Antwort, ja. Aber was noch, was nicht ist, kann ja noch kommen. Das habe ich auch gesagt. Das ist jetzt eher keine Frage, sondern also auch, ich weiß ja nicht, vielleicht was heißt, also das deutsche Parlament hat eigentlich erst letzten Monat endlich abgestimmt, dass die Homosexuellen Inhaftierten aus der Nazi-Zeit entschädigt werden sollen. Die waren bislang auch immer noch vorgestraft. Im Unterschied zu den Franzosen, der tatsächlich wenigstens dann befreit war, sind Deutsche Leute aus den KZs weiter inhaftiert gewesen, weil sie nämlich nach offiziell gültigem Recht verurteilt worden waren. Und wie gesagt, was erst jetzt, noch 70 Jahre nach dem Ende des Krieges, hat das deutsche Parlament sich entschlossen, die noch Überlebenden, noch weiterhin Lebenden, mit zumindest einer symbolischen Geldsumme zu entschädigen und auch letztendlich ihnen sie hier als unschuldig. Signore, aggiunge che recentemente il Parlamento è una decisione che dell'ultimo mese ha deciso comunque di portare avanti la riflessione su quanto è successo durante il... Sì, ma ci lo volevo dire. Si parla di una piccola somma di per quelli che hanno subito la deportazione, per cui quelle sono che sono tutti. Vittime. E cosa rimborso? No, il fatto che ci sono talmente tante... cioè il danno viene, cioè ci sono tantissime discussioni, certo. Combatti di gli ebrei sono molto molto, ci stanno dietro, è solo che adesso esplicitamente per omosessuali, come diceva il signore, sì. Sono stati stupido da dire, ma come dicono, il danno che è stato fatto, sono stati rimborsati anche se hanno quell'età che hanno, pochissimi, sì non solo nessuno. In Germania ce c'è n'è qualcuno ancora? Perché l'ultimo è morto dalle documentazione ufficiale, che poi chiaramente può essere sempre rettificata, pare che l'ultimo sia morto nel 2013 e ha rilasciato un'opera che si chiamava, adesso non mi ricordo il titolo, lui si chiama Get Back, è morto vicino a Berlino,
Noi l'abbiamo anche cercato, abbiamo cercato di contattarlo comunque, ma non ci siamo riusciti perché aveva comunque 96-97 anni. Quindi se c'è un sopravvissuto dovrebbe avere più di quell'età, comunque più o meno l'età era quella, anche Piersello già avrebbe avuto quell'età. Che c'è ancora qualcuno. E comunque, insomma, la questione della riabilitazione della popolazione LGBT, come hanno fatto con Alan Turing in Inghilterra, non serve a niente. Fondamentalmente lava le coscienze ed pulisce un attimo la situazione, però non dà nessun tipo di lustro a chi lo fa, anzi mette ancora di più, esalta ancora di più la drammaticità del tema e la drammaticità della sofferenza di queste persone che poi sono state messe in quella condizione. Turing fu castrato chimicamente, fondamentalmente si suicidò, niente di differente comunque, no? A distanza di anni da Piersello. Oggi i ragazzini che vengono sottoposti a bullismo omofobo comunque a scuola, nella società, nelle famiglie, si suicidano comunque anche loro. Quindi dal 39 in su a oggi la comunità LGBT l'unica possibilità che ha di sopravvivere a se stessa è quella di dimenticarsi la storia. Infatti lo fanno, infatti i festival LGBT non li vogliono film così perché sono troppo duri, ok? Meglio mutandine e docce e fisici palestrati, no? Così ci ammaliamo un attimo. E in realtà poi l'ultima cosa che gli rimane è suicidarsi. A distanza di 70 anni ancora devono suicidarsi i ragazzini per poter stare nella società. Fate un po' due conti e il risarcimento dovrebbe essere parecchio alto comunque per qualsiasi stato che ha messo in pratica questo tipo di operazioni e questo tipo di metodologie. Troppo complesso. La domanda era complessa. Sì, però. Vogliamo chiudere così perché adesso abbiamo. Comunque, quello che volevo dire. Entschuldigung, wir hören jetzt so damit auf, sonst wird es wirklich zu lang, weil dann gleich der nächste Film kommt. Wir haben morgen, wenn Sie morgen Lust haben, es würde uns sehr freuen. Giovanni Colle wird morgen auch in unserer zweiten Veranstaltung anwesend sein im Dr. Hofs Konservatorium. Es beginnt der Film um 9.45 Uhr, also um 10.45 Uhr bzw. 11 Uhr, es gibt erstmal so eine Begrüßung, aber um 11 Uhr beginnt der Film Die Samistade ohne Untertitel und danach gibt es Konzert und Giovanni Corda wird präsent sein. Wenn Sie sich gern weiterhin mit ihm unterhalten möchten, haben Sie die Gelegenheit, dann wissen wir eben nicht das nächste Mal, aber wir werden auf jeden Fall daran arbeiten, dass er wiederkommt. Und jetzt möchten wir gerne Giovanni Corda was überreichen, und zwar geht es auch um einen sardischen Künstler. Adesso c'è qualcosina che ti vogliamo dare, è una piccolezza di un artista sardo multitalento che è ancora non tanto conosciuti magari tra i sardi, ma è anche sperimentale, questa è qualcosa che possiamo collegare. Also es ist ein experimenteller Künstler, was auch zum Film passt, und wie wir das interpretieren, der Künstler selber, Fabrizio Sanna, konnte leider nicht hier sein, das bedauere ich sehr. Wir möchten aber natürlich mich natürlich bedanken, natürlich der Verein, dass er uns überhaupt ein Werk von ihm uns gegeben hat für Giovanni Corda, und dass es wirklich gut zum Thema passt. Wie gesagt, wie wir das interpretieren, das ist sehr was Individuelles, aber er hat ihm einen Titel gegeben, dem das Stück heißt Are You Sure? Are You Sure? Come per dire, sei veramente sicuro? E vediamo come la possiamo interpretare. Di Fabrizio Sanna, che è un multitalento. Barbara, magari lo tieni questo per un momento. Se lo guardiamo, c'è qualcosa di sardo? Magari lo riconosci, sì. Allora, cioè, Fabrizio Sanna fa quest'arte, magari per qualcuno non è come il film sperimentali, dicono vabbè, lo possiamo fare a casa, tutti lo possono fare. Scusa, la parte tu la fai l'italiano, la faccio il tedesco, entschuldige, sag ich die Sprachen verwechselt. Also, Fabrizio Sanna ist genauso experimentell wie Giovanni Corda mit seinen Filmen, und natürlich für jemand, der einfach nur Malerei macht, das ist aber Geschmackssache. Aber er drückt in seiner Art und die Gegenstände, die er nutzt und die Farben, das, was er fühlt. Und er ist ein sardischer Künstler, ein Multitalent, und hat eben dieses Teil für Giovanni Corda eben ausgewählt.
Und are you sure, kann man genauso interpretieren, are you sure you want to hurt someone? Sei sicuro che vuoi ferire qualcuno, lo dico adesso io. Perché con le, come si chiama, non è che adesso Leonidas, ma in generale tu che sei sardo, cioè tu bist jetzt ein sardischer Regisseur und du bist in Italien, in Sardinien und man kann es interpretieren, wie man möchte, aber das ist eine Frage, die man offen stellen kann und... Cioè, è una domanda in inglese, sei sicuro? Sicuro, di che cosa? La puoi lasciare aperto. Sei sicuro di quello che stiamo facendo? Ci riflettiamo magari in futuro di quello che stiamo facendo prima che discriminiamo qualcuno o ci riflettiamo. Va bene. Okay, io volevo solo ringraziare tutta l'organizzazione, Daniela, Barbara, tutte le persone che comunque hanno voluto un film così particolare all'interno di questo festival. E ne siamo molto lieti perché avete visto che non è proprio un film classico, che però dà appunto anche la dimensione del fatto che anche in Sardegna si lavora su certe tematiche e si lavora sulla sperimentazione, e quindi cerchiamo di essere un po' al passo coi tempi tutti quanti, cerchiamo di entrare finalmente in un discorso globalizzato anche nell'arte e di avere il nostro spazio all'interno della mondialità. Grazie di nuovo.